start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Potion Permit, un gioco che ricorda moltissimo un Animal Crossing piuttosto che uno Stardew Valley. Non è in italiano, ma devo dire che l'inglese non è difficilissimo, è godibile, non mi sta creando particolare fastidio. Altra cosa da dire, non so dirvi il prezzo perché il gioco esce il 22 di settembre, lo sto giocando il 19, quindi non lo so. Che cosa succede? Siamo arrivati in questa cittadina in qualità di chemist, quindi chimici, perché la figlia del sindaco, insomma, ha un problema, una malattia, non riescono a curarla e non veniamo accolti benissimo, a dire la verità, perché in locanda la sera non tutti sono molto contenti di vederci, anche perché su quest'isola sono arrivati delle persone che hanno creato dei disastri. Prima cosa che ci hanno fatto fare, ci hanno mandato, vabbè, noi arriviamo in compagnia del nostro cane, adesso vi farò vedere anche tutti i menu, ci hanno mandato qui nella foresta e ci hanno mandato a scavare, a tagliare degli alberi, insomma, a metterci, diciamo, alla prova. In pratica possiamo raccogliere le cose e sto giocando col pad, che risulta più comodo, possiamo shiftare, vedete in alto a sinistra, tra questi oggetti, tra cui questo per poter scavare la pietra e questo per poter tagliare gli alberi. Incontriamo anche dei nemici, degli slime, che possiamo affrontare. In questo mi ha ricordato anche Zelda, soprattutto questo mob in particolare, perché ricrea due slime più piccoli. Ho dovuto vagare un pochino in questa piccola regione, perché ci diceva solo questa, ma in realtà bisognava vagare in tutta questa, perché vedete che ho trovato le tre erbe che mi richiedeva: il gelsomino, mi richiedeva il basilico e un'altra pianta. Ora dobbiamo portare questa pianta al municipio dall'assistente del sindaco. Come vedete conosco già tutti, perché appunto l'inglese non è difficilissimo, quindi poi pian piano vi faccio vedere il menu. Avremo modo qua di tenere pinnata, diciamo flaggata, la quest. Possiamo vedere tutte le abilità, cioè tutte le persone che conosciamo, sono tante, tantissime. Poi ricomincia, con cui possiamo avere comunque un'amicizia crescente. Abbiamo le pozioni che possiamo caricare e ho aspettato adesso perché magari probabilmente me lo farà vedere. I materiali, vedete, ho raccolto il basilico, il daisy, il gelsomino, il lemon balm e tante altre cose, la zampa d'orso, lo sticky bell, le varie cose. Questo è il cibo. E i pesci, i mostri, il tutorial che ci sta insegnando man mano a giocare e poi i controlli. La mappa di gioco è questa, la città è questa, l'isola è un'isola appunto, quindi è circoscritta ed è tutta questa. Ci sono cose da sbloccare comunque per andare avanti nell'esplorazione, così come ci è stata data una casa che possiamo pian piano riparare e arredare come vogliamo. Cioè tutto fa pensare a un qualcosa di molto simile a uno Stardew Valley o di un Animal Crossing. Comunque arriviamo al municipio, vedete che possiamo anche sederci, il cane possiamo chiamarlo, non ho ancora capito l'utilità del cane, ma sicuramente ne avrà una. Allora, dobbiamo entrare nel municipio, cerco di entrare dalla finestra, in realtà dobbiamo entrare da qui, si può rotolare, entriamo e vediamo. Quello all'assistente, questo è Xiao, sei qui, hai passato il primo test con i colori volanti. Devo alzare le mie aspettative un pochino. Noi comunichiamo solo con questi smile e ora permettimi di presentarti Han Hart. Salve. Così tu sei il chimico. Sì, sono io. Ho chiesto a Renate di riparare il calderone nella tua casa. Vai, andiamo a vederlo. Cioè sono entrato in casa nostra così. Ci hanno affidato sta casa ed è a nord del villaggio. Ok, adesso siamo già in casa. Prima era distrutto quando si sono andato a dormire, perché a metà della quest avevo finito la stamina e come in Stardew Valley abbiamo una stamina limitata e le ore del giorno che passano, oltre che al centro del villaggio, cioè all'entrata, c'è una bacheca con gli eventi giorno per giorno, è scandito dai giorni della settimana, il passare del tempo. Così è l'arrugginito calderone che ha bisogno. No, non l'ha riparato. Lo ripara adesso, no? Infatti era così, mi sembrava distrutto prima come lo è adesso. Vediamo come cambia. Ok, già decisamente non è più così come prima. È pronto, tutto pronto per te. Bene, ho fatto.
prenditi cura del calderone, eh? Mi raccomando. Va bene, andiamo via. Ok. Vuole vederci probabilmente all'opera. Ok, facciamo alcune pozioni. Sono sicuro che non avrai problemi, sei un chimico dopo tutto, no? Se hai bisogno di più materiali li troverai nei dintorni di Midorange, che è una zona. Fino a quando hai fatto, puoi incontrarmi alla town o al municipio. Perfetto. Ora, se vuoi scusarmi. Ok, sono tutti freddini qua, non veniamo accolti all'Animal Crossing tutti sorridenti e abbastanza su di giri. Calderone sbloccato. Ok, ci sono un sacco di altre cose qua che poi funzioneranno. Probabilmente vedete riparazioni richieste. Sono tutte cose che o potremmo fare noi. Questo è un banco che non so cosa sia. Sono tutte cose che sfogliando si possono andare a vedere, ma vabbè, non ci interessa al momento. Craftiamo. Il calderone è il principale tool che userai per distillare pozioni. Per iniziare a creare le pozioni hai bisogno di una ricetta. Puoi anche aggiornare il tuo calderone per aumentare la sua capacità. Ok, abbiamo diverse pozioni. Vediamo cosa possiamo fare. Vedete che possiamo fare... C'è anche il prezzo di vendita. Vedete? Ogni pozione ha un differente puzzle che deve essere riempito. Mixa e trova la... Ok. Alcune pozioni hanno istruzioni sugli ingredienti che puoi usare. Segui le istruzioni attentamente per iniziare a distillare. Il cerchio indica la massima quantità di materiale che puoi usare. Se tu eccedi l'ammontare massimo, non sarai in grado di iniziare a distillarla. Va bene, possiamo iniziare a fare questa. Però non mi piace. Proviamo a fare questa. Vedete che ci dà dei blocchi per poterla riempire. Dobbiamo riempirla. Non saprei. Vediamo, possiamo usare solo questi. Ah, però no, ci sono anche gli altri, però in effetti, quindi possiamo fare questo, vediamo. È carina questa cosa perché... Allora, fatemi pensare, posso prendere questo. Devo capire come girarlo. Place back... No. Caspita. No, non me lo fa girare, perché probabilmente sono già preimpostati così. Quindi questo è un problema. Allora, prendiamo questo e lo mettiamo qua. Poi, vediamo come fare. Così, questo lo mettiamo qui. E poi ci serve un quadrato, quindi potremmo tranquillamente farlo con due di questi. Ne abbiamo due, esatti. Uno e due. L'abbiamo completato al pelo, cioè mancava ancora un ingrediente. Ok, abbiamo creato la nostra pozione. Crafta 4 volte per sbloccare probabilmente un potenziamento. Comunque, primo passo, abbiamo creato... Ok, dobbiamo creare anche la Wound Cleanser. Fortunatamente ho fatto una di quelle che servivano per la quest e non le altre. Dobbiamo fare il Wound Cleanser. Quindi vediamo un po'. Ingredienti, ne abbiamo consumati parecchi, devo dire. Vediamo se potrebbe essere un problema. Però facciamo questo. Così. Se piazzassi poi questo non avrei spazio per l'altra. Quindi vediamo un attimo. Beh, ma che pirla. Metto questa e poi metto questa. Vedete che ci mancano ancora due. Molto bene. Iniziamo a distillare. Abbiamo fatto anche la seconda pozione. Perfetto. Quest completata. E andiamo a trovarlo al municipio. Vai alla Town Hall. Ci dà anche un'ora dalle 8 alle 15. Magari ce la facciamo. Magari ce la facciamo. Ce la facciamo. 14:30. Sì, dovremmo farcela. Se no dobbiamo andare a dormire e aspettare il giorno successivo. No, però ce la dovremmo fare. Ok. Town Hall. Hai fatto con la mia richiesta? Certo. Bene, bene. Non male, Indy. Mi chiedo... Se l'associazione medica veramente ci ha mandato un chimico decente questa volta. Um,
Non ne abbiamo avuti intorno dal tempo dell'incidente. Comunque, dovrei mettere insieme un rapporto per Meyer, che è il sindaco. Sono sicuro che sarà contento. Il sindaco si aspetta molto da te, Indy. È tutto per oggi, continueremo domani. Perfetto, quindi si torna a casa e si va a dormire. Ok, abbiamo ricevuto la prima richiesta. Come vedete, cioè, diciamo che non c'è molto da dire, nel senso che dobbiamo esplorarlo, dobbiamo capire com'è. Perché la base è questa, nel senso la base attira già quei giocatori che cercano un qualcosa sullo stile di Animal Crossing, ma soprattutto di Stardew Valley. Mi ricorda anche quel gioco Graveyard Keeper, volendo, come stile grafico ovviamente, poi si fa in realtà tutt'altro. Quindi 15:30, direi che si può dormire, no? Si torna alle 6 di mattina, dove ci si alza e si va. Si va, ma non ci sono quest disponibili, ci aspetteranno fuori casa, infatti. Indy, Rue is back, Rue è tornata. Abbiamo preso... L'abbiamo portata alla clinica vuota. Ah, la metteremo a posto, diventerà la nostra clinica, allora. Vieni veloce, seguimi. Sì, andiamo. Non so perché questi giochi, quando hanno tutte queste scene in cui se ne va un personaggio così, oscurano, probabilmente per non fare l'animazione che vanno via, non lo so. Questa è la figlia malata del sindaco e questa è la moglie, Marielle, li ho conosciuti tutti all'inizio. Non so chi sia quello lì vestito così bene. E lei? Per favore, puoi controllarla. Matteo, chi è questo? Che cosa sta facendo qui? Matteo, questo è Indy, il chimico dalla capitale. Quindi questo è Matteo, il dottore stregone del villaggio di Mumbui. Si sentirà sicuramente messo in disparte. Cos'è il significato di questo? Mi hai portato qualcuno dalla capitale? Matteo, discuteremo di questo più tardi. Prima cosa, dobbiamo spiegare che cosa è successo a Ru. Lui non la prende proprio benissimo. Non continuo a capire che cosa c'è di sbagliato con lei. Noi non riusciamo ancora a capire che cosa non vada. Ho provato di tutto, ma non è abbastanza. Quindi c'è qualcosa che possiamo fare? Che puoi fare? Per favore aiuta mia figlia, io sorrido e diamo un'occhiata. Il mio collo lo sento strano. Bellissimo questo, carina come cosa. Ogni volta che tu sconosciuti sintomi appaiono sul paziente, sul corpo del paziente, e devi fare una diagnosi. Quando hai fatto la diagnosi, potrai capire che cosa ha il paziente che non va. Lui ha, vedete che bellissimo, perché gli passo tutto. Questo non lo sapevo, vi dico la verità, sono andato abbastanza blind, stavolta convinto solo di fare pozioni, ma in realtà... questa è molto carina. L'obiettivo di questi minigiochi è premere l'input quando è un praticamente è un gioco di come quello della musica. Allora, di là, giù, su, sinistra, destra, su, di là, su, sinistra, destra, destra, sinistra, giù. Poi se arrivano più veloci sicuramente sarà più difficile. Merda, l'ho mancato. Eh sì, ho mancato qualcosina. L'ho preso sotto gamba, vi dico la verità. Comunque dovrei aver capito che cosa c'è. Com'è? Tutto bene? Noi siamo un po' preoccupati. Il sintomo del sunworm, una scottatura solare, ipotizzo. Sì, è uno dei sintomi, ma il dolore, insomma, la malattia è più complicata di quello che pensiamo. Vuoi aiutarla? Non dovremmo usare droghe non naturali su Ru. Ma se potessero aiutarla, per favore, fai qualcosa. Sì, facciamo qualcosa. Lui è improvvisamente diventato italiano con i gesti. Lui è ancora debole, Maya.
Il mio consiglio è che dovremmo usare i nostri metodi tradizionali per trovare una cura. Usando droghe non naturali dalla capitale potrebbe avere degli effetti collaterali. No. Ma se curasse mia figlia... comunque Indy può solo usare ingredienti disponibili sull'isola per curarla. Ok. Ci credi veramente? Vabbè, lui non l'ha presa benissimo, ma era normale, siamo arrivati qua a portargli via il lavoro. Se tu combini qualche casino ne pagherai le conseguenze. Sì. Fai quello che è in tuo potere per lei, Indy, ti prego. Lui sembra il tipo quello dell'ufficio di La Vita è Bella, mi ricorda quello che gli cade l'uovo in testa. Crafta Moonbrine. Ok, allora, lei non sta bene da giorni e la mettono in una catapecchia, così, va bene. Ah, questa a tu gli ho dato anche il nome. Facciamo Moonbrine. Abbiamo ingredienti? Merda. Non so se ce la facciamo. Dovremmo andare a prendere qualche ingredientino, forse. Vabbè, intanto questo è d'obbligo, perché la mettiamo qua. Dopodiché dobbiamo fare... Questa non la possiamo mettere lì, perché ci crea un bel problema. Dobbiamo mettere questo qui. E poi ne mettiamo un altro qui. Pensavo peggio, invece ce l'abbiamo fatta abbastanza agilmente. Però vorrei anche capire che cosa fanno queste pozioni. Vabbè, abbiamo imparato a fare Moonbrine. E andiamo da Roo adesso. Il cane non può, ci viene spiegato dal tutorial, non può entrare nelle case. Infatti non lo vedrete mai all'interno degli edifici. Vedete che c'è l'emergenza lì in alto a destra? Vedete la minimappa? La linea, le pietre che possediamo, che serviranno probabilmente per riparare gli edifici e i soldi. E la sirena lì è l'emergenza, il giorno della settimana e il tempo. Gli diamo la pozione. Qualcosa di regolare è apparso sul mio collo. Gli applichiamo la Moonbrine. La brina della luna, una roba del genere. Il trattamento completato. Bene. Soddisfazione, ottimo. Grazie, non vedo l'ora di tornare a casa da papà. Eccoli tornati. Allora, mia cara, ti senti meglio? Sì, penso di sì. Grazie a Dio, insomma. Oh, mia piccola ragazza, finalmente sei stata curata. Ti senti strana? No, mamma, non mi sono mai sentita così bene. Grazie, chimico. Siamo profondamente in debito con te. Io sono felice di sentirlo. Ma tu... Cosa avevi esattamente in quella bottiglia? Devi avergli dato qualche cosa sospetta. Non c'è modo in cui tu l'abbia potuta curare così velocemente. Sta mentendo, lo vedo. Ti esporrò... i miei dubbi. Ora Matteo, Indy è qui per aiutare Roo. Perché non potete lavorare, non possiamo lavorare insieme per trovare una soluzione? Ma questo bimbo dalla capitale ha dimenticato che cosa hanno fatto alla nostra isola? Certamente no, ma i tempi sono cambiati. Sì, in pratica sono arrivati altri prima di me e hanno fatto casino, insomma. Dopotutto, sto chiedendo io aiuto. Sei solo troppo impaziente, sindaco. Abbiamo provato tutte le sorte di metodi di cura, ma nessuno di essi ha funzionato. E se un cambio potesse migliorare la vita di tutti noi, chi sono io per rifiutarlo? Lui è incazzatissimo. Io non sono d'accordo. Il mio aiuto, diciamo, alla comunità non significa niente per te. Sentiti libero di chiedere aiuto alla capitale, allora. Solo non correre poi da me per chiedermi aiuto. E se ne va.
Ovviamente potete configurare il vostro personaggio, adesso lo vedete pelato perché l'ho fatto a mia immagine, ma potete scegliere vari tipi di capelli, colore dei vestiti, se uomo o donna potete farlo, sia uomo che donna. Perfetto, sono dispiaciuto di... Sì, insomma, di non aver fatto una buona impressione. Maiene, ok, portala fuori e mandala a riposare un po'. Ah no, andiamo via e la lasciamo qua a riposare, sì. Bene. Abbiamo svolto il nostro primo compito. Ok, fin quando lei sarà in clinica, dagli un occhio, insomma, non... manderemo una lettera al Medical Association a proposito del tuo compito ben riuscito. Sono sicuro che saranno felici di sapere che le cose stanno progredendo. Perfetto. Bene, penso che abbiamo fatto qui e ci dovremo rivedere presto. Perfetto, abbiamo guadagnato 150 dollari, monete, e qua non possiamo più interagire e in un'oretta abbiamo svoltato la giornata. Non so poi come andrà avanti, nel senso che ci sarà possibilità di pescare, perché si vedono i pesci lì nella cosa. Voglio andare solo a vedere giusto due cose per farvele vedere, un pochino esplorando la città. Anche perché devo esplorarla anch'io, in realtà. Ci sono vari posti, ci sono le persone che possiamo andare a conoscere. E ci presentiamo. Dovremmo vederli qui adesso. Ma non credo ancora. Perché non ne abbiamo fatto una conoscenza vera approfondita. Questa è la locanda dove ci hanno accolto la prima sera. Classica cosa che si può accedere ovunque, ma non è ancora aperta, credo, perché non c'è nessuno, non servono nulla. Ah, dalle 10 c'è scritto. Dalle 10 sono solo le 8, quindi bisogna stare un po' in giro. Andiamo a vedere se troviamo qualche negozietto, magari che può vendere qualcosa. Questo è il dipartimento di polizia, che non so cosa serve in realtà. Vedo che non c'è dentro nessuno. Non è disponibile attualmente, quindi ci vivremo la nostra vita. Questi cavalli, ci vivremo la nostra vita da abitanti di quest'isola, arrivati come sconosciuti, e andremo probabilmente a farci comunque una certa fama, a conoscere la gente. Non so dire se ci siano romance un po' stile Stardew Valley. Sicuramente questo è più guidato dalla storia piuttosto che uno Stardew Valley che anch'esso ha la storia, ma lascia più magari libertà. Da quel punto di vista, allora intanto andiamo qua e vediamo se questa può venderci qualcosa. No, possiamo entrare? Sì, ma questa è casa sua. Questa non vende niente. Vediamo. Ah, è vero, perché possiamo scegliere con il tasto. Ok, no, non si può fare nulla. Questa? L'isola è brutale, insomma ci sono brutte bestie in giro. No, non si può fare nulla, però devo aspettare le 10. Le 10 è aperto la locanda, quindi torniamo dentro in città. Ne diamo un'occhiata. Allora, il cavallo non c'è. Questa è la bacheca. Praticamente dobbiamo guadagnarci anche la fiducia della gente. Ah, aspetta, c'è un poliziotto lì. Vediamo. Ok, stai attento, ti teniamo d'occhio. Che altro potevano dirmi? Allora, vediamo un po'. Vediamo qua se è aperto questo. No, è sempre il solito. È aperto adesso, sono le 10, 10:40, il tempo vola. Shop. E possiamo andare a comprare varie cose per poter mangiare e quindi rinvigorire la nostra stamina quando essa finisce. Abbiamo Potion House, questa è dove abitiamo, le case delle persone, il municipio. Artenspark, voglio andare lì perché è lì che si comprano altri tool, quindi voglio vedere se vendono magari la canna da pesca per poter pescare qualcosina o meno. Il gioco lo osservavo da parecchio tempo, poi vabbè c'è stata solo possibilità ultimamente di poterlo provare. E non è assolutamente male. Per gli appassionati di questo genere di giochi che hanno già spolpato altri giochi di questo tipo,
Non è assolutamente male. Non so adesso se c'è un orario di apertura o meno. Alle 11? Chiuso la domenica. Ok, no, non è domenica, quindi oggi è aperto, però non c'entra nessuno. Ma si può? Shop, ah, ok. Ah, possiamo andare a modificare ogni cosa. Hairstyle. No, non voglio restare come sono. Outfit, ok, no. Vabbè, questo è molto molto semplice come posto. Andiamo a vedere di là cosa c'è, giusto prima di chiudere. Questo cos'è? Art and Spark, ecco, questo è il luogo dove si comprano le cose più interessanti. Opalata. Questa è una forgia. Ovviamente non forgeremo noi perché non è il nostro lavoro, ma andiamo a... Ah, dice che siano solo dei marci che arrivano dal... Qui non ci vendono niente. No, ma io non voglio... Io voglio... Praticamente dovrebbe permettermi con lo stick... Okay, ah, ok, premendolo mi fa passare, vedete, da uno all'altro. Ok, adesso vendono. Mi vendono l'espansione dei cuori, quindi più vita, calderone upgrade di livello 1, non ho abbastanza soldi, Iron Hammer, al momento non c'è granché, però vedete che la cosa interessante può essere far cambiare opinione a sta gente che non ci vede comunque di buon occhio e questo è stato fatto molto bene secondo me, anche rispetto a quello che succede in giochi come Stardew Valley o Animal Crossing dove regna l'amicizia e la simpatia, in questo caso potrebbe essere... Interessante guadagnarci pian piano la fiducia delle persone. Ma lì c'è il camino che fuma, quindi magari dentro c'è qualcuno. No, non c'è nessuno in casa. Il cane chiede di poter mangiare, ma non ho ancora capito come fare a dargli da mangiare. Comunque direi che questa può essere una buona prima prova di questo gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi dico che questa è una di quelle volte in cui vi dico, ne ho provati altri di questo genere di giochi, non in italiano, e in altri casi vi direi, è abbastanza tostarello. In questo caso no. Secondo me potete andare tranquillissimamente a prenderlo anche così, perché come vedete si capisce. Mi siedo con lui, ma no, vabbè. Sono tutti veramente scontrosissimi qua e non si può pescare perché non abbiamo la canna da pesca. Però aggiungere a mano lì che c'ha delle cure di particolari che sono veramente veramente carini. Va bene. Salve. No, costa tutto troppo. Posso parlarti tu che eri fuori prima non volevi parlarmi, no? Spero che tu sia bravo tanto quanto ne parlano in giro. Vabbè, niente. Mi siedo? Vabbè, niente, dai. Non ci sono questi disponibili. Si può tornare indietro. Vedete che ci danno poi tutte le varie spiegazioni. Di cose da fare ce ne sono parecchie. Si parla anche di mobili. Quindi potete decorare le stanze con al bulk and build, che non so dove sia, onestamente. Possiamo provare a vedere sulla mappa. Nova house, questa è la coach house. Qui c'è un pesce. Bulk and build. Ah, non ci sono andato. Guardate che prima di chiudere proviamo a vedere anche lì cosa c'è. Così almeno abbiamo visto più o meno grandi linee quali sono le personalizzazioni della casa. Vediamo, pelo più avanti ancora. Questo è il bellissimo perché li riconoscete in giro, non è che sono tutti uguali, sono fatti piuttosto bene i personaggi. Allora, vediamo se è aperto dalle 8 alle 15, magari siamo fortunati. Merda, è chiuso. Però, kitchen renovation, possiamo migliorare la cucina. E altro non c'è. Al momento c'è questo. Mi sposto lì di sopra, ci sarà la casa del tizio. Qui noi entriamo liberamente in casa, questo è un po' un peccato, ma si faceva anche in tanti altri giochi, di entrare e
e utilizzare o rubare roba in casa. È un po' un problema di tanti giochi questo. Comunque, ragazzi, questo era Potion Permit. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!